Se c'è qualcun altro che vuole prendere posto, ci sarà un po' di spazio là, così iniziamo. Sono un sacco di gente in piedi fuori. Procediamo con l'appello. Petrella Luigi Umberto. Natale Giulio. Presente. Luongo Francesca. Milone Giovanni. Assente. Luise Antonio. Assente. Natale Carlo. Ambrosone Rocco. Assente. Sperlongano Veronica Sara. Assente. Riccardo Vincenzo. Assente. Daria Giuseppe. Assente. Grieco Assunta. Napoletano Dario. Oliva Nicola. Scialla Giuseppe Euplio. Schiavulli Guido. Petrella Concetta Anastasia. Raimondo Rosa. Presidente, Prego. posso proporre un minuto di silenzio in onore di Luigi Izzo? Certo, Assessore Marandino, prego. Osserviamo un minuto di silenzio. Diamo atto della presenza degli assessori Baccari, Caccavale, D'Ausilio, Marrandino, Maisto. Grazie, dottore Carbutti. Buonasera a tutti. Buonasera a chi ci segue da casa in streaming. Buonasera a Castelvolturno. Oggi siamo qui riuniti per una seduta di Consiglio Comunale straordinaria, voluta fortemente da sindaco, assessori e consiglieri. Un Consiglio Comunale che però, ahimè, non avrei voluto mai convocare, perché è conseguenza di un campanello d'allarme che si è acceso sul nostro territorio e che purtroppo lo riporta indietro nel tempo, facendo fare a Castelvolturno inevitabilmente passi indietro in quel processo di ripresa culturale e di civiltà che comunque, seppur lentamente, aveva avuto dei risultati negli ultimi anni. Sì, perché il tema che andiamo a trattare oggi riguarda la sicurezza e il controllo del territorio,
Un argomento che dovrebbe essere qualcosa di scontato e garantito in un paese come il nostro, che storicamente per questa tematica ha sofferto tanto e che oggi purtroppo torna alla ribalta per una tragedia che ha colpito l'intera comunità castellana, per la perdita del nostro caro concittadino Luigi Izzo. Un padre, un marito, un lavoratore, un ragazzo sempre col sorriso sul volto, ma soprattutto un figlio di Castelvolturno. Al dolore inaudito che ha influito questa perdita, Castelvolturno però va detto che ha reagito con grande maturità, con educazione, in silenzio, ma con estrema partecipazione. Si è stretto in un unico abbraccio virtuale e oggi chiede giustizia. Per questo oggi mettiamo da parte il silenzio per unirci in un coro, in un'unica voce, che parte da qui, dalla Casa Comunale, ma che sia la voce di tutta Castelvolturno. In questi giorni abbiamo prodotto infatti un documento sottoscritto dal Sindaco, dalla Giunta, dai consiglieri comunali, che abbiamo inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Interno. Inoltre oggi, a conclusione del Consiglio Comunale, voteremo un deliberato che andrà a sigillare le nostre richieste, richieste di aiuti concreti ed immediati, per far sì che mai più si verifichino eventi luttuosi di questo genere. Oggi siamo tutti Luigi. Scusatemi, sono un po' emozionato anche io. Lascio la parola al Sindaco per la lettura del documento. Salve, buonasera a tutti. Voglio ringraziare i cittadini in primis per la loro presenza, le autorità presenti in questa assise, Padre Giovanni, Padre Antonio. E oggi è una giornata, diciamo, lo è stata quella dell'omicidio di Luigi, una giornata particolare. Io sento ancora l'emozione, non riesco ancora, diciamo, a smaltire la tensione, la preoccupazione. Per noi oggi convocare questo Consiglio Comunale ha rappresentato per tutti noi dell'amministrazione una piccola sconfitta. Nonostante conosciamo, siamo consapevoli che da soli non possiamo continuare a mettere le toppe in un meccanismo di sicurezza che è troppo complesso per la sfera amministrativa comunale, resta comunque il rammarico di non essere riusciti a prevenire una tragedia che ha spezzato il cuore di tutta la cittadinanza. Luigi, come definirlo? Era un ragazzo semplicissimo. Io, per dove, come dire, dove abito, ero tutti i giorni dovevo passare attraverso, diciamo, davanti al suo barbiere e immancabilmente mi invitava ogni mattina a prendere il caffè, qualche volta mi soffermavo, altre volte proseguivo dritto perché in effetti avevo degli impegni istituzionali, però era sempre un ragazzo, sempre, come dire, propositivo, sempre attento alla famiglia, agli amici, e tutto girava intorno a Luigi. Questa è un'altra cosa che purtroppo, diciamo, poi capisco. Ecco, la moglie, i ragazzi, i figli, perché tutto girava intorno a Luigi. Noi oggi qui sicuramente non dobbiamo, come dire, siamo qui per vendetta nei confronti di Luigi, ma dobbiamo essere per chiedere giustizia. Questo sì, e questo lo Stato ce la deve concedere, perché in effetti è una giustizia per la nostra città. Noi abbiamo inteso sottoscrivere un documento con tutte le forze politiche e io ringrazio tutti i consiglieri, soprattutto quelli di minoranza, che hanno dato senso di responsabilità e hanno comunque contribuito alla formazione del documento e quindi a sottoscriverlo insieme. Come già precisato, abbiamo piena contezza delle necessità di coinvolgere le altre sfere dello Stato, perché in passato io mi sono, perché guardate, la questione sicurezza a Castelvolturno si percepisce. Sono mesi, io dall'inizio di gennaio, che con vari incontri in prefettura, in questura, abbiamo più volte chiesto sicurezza per Castelvolturno. La domanda che mi facevano: che cosa vuoi per Castelvolturno? La sicurezza, la tranquillità. Perché se c'è la tranquillità, c'è tutto, c'è, magari manca qualche servizio, però la tranquillità e la sicurezza è all'apice, diciamo, di una comunità. Per la tranquillità
dei nostri figli, perché anche io ho dei bambini che comunque escono di sera e mia moglie, non vi dico quante volte in effetti, prende il telefono e quindi chiama di continuo mio figlio. È la preoccupazione di tutti i genitori. E quindi un invito oggi, e anche ai genitori, riprendo un po' le parole di Padre Giovanni, perché i genitori devono essere in primis coloro che poi devono indicare la strada ai figli. Effettivamente, riprendendo le parole di Padre Giovanni, si parlava di noi che i genitori stiamo, come dire, crescendo non dei ragazzi, stiamo crescendo degli assassini, cioè delle persone che comunque, diciamo, i ragazzi sono molto disattenti nelle cose e quindi i genitori devono essere coloro che devono controllare e quindi condurre i figli verso la strada giusta. Spero che oggi questa seduta di Consiglio Comunale sarà sicuramente ispirata dallo spirito di cooperazione necessario per dimostrare comunione di intenti sia al popolo di Castelvolturno che al governo. Io più volte, comunicando con i vertici di prefettura e di questura, e devo anche ringraziarli perché ho avuto sempre la massima disponibilità, però il governo deve anche capire che in effetti la provincia di Caserta è una provincia che comunque ha bisogno di uomini, ha bisogno di mezzi. E quindi chiedere soltanto al questore, al prefetto, non credo che riusciremo a risolvere il problema, perché poi anche in questi giorni ci sono state le giornate in più, con macchine in più, con agenti in più, però non possiamo noi in un certo senso utilizzare la sicurezza a intermittenze. Oggi noi abbiamo bisogno di una struttura stabile sul territorio, perché bisogna fare delle attività mirate sul territorio. C'è molta criminalità e questo purtroppo lo sappiamo, anche in virtù di qualche cosa che oggi non riscontriamo più nella, come dire, nella camorra casertana, ma comunque c'è un qualcosa che ci arriva dai clan del napoletano che stanno invadendo Castelvolturno, iniziando da Ischitella, stanno mangiando il territorio, stanno occupando il territorio con piazze di spaccio, con attività illecite, e questa era la preoccupazione. Quindi chiedere al governo, perché la prefettura e la questura hanno magari dato disponibilità, però poi gli uomini in più, le macchine in più devono ritornare nelle località dove effettivamente è disposto il servizio, non è che possono controllare soltanto Castelvolturno. Quindi il mio grido, come dire, insomma, di richiesta era indirizzato al governo centrale. Perché diciamo la verità, insomma, sono anni che Castelvolturno sconta un po' queste difficoltà, iniziando da tanti problemi, quindi non siamo qui a elencarli, perché giustamente oggi non dobbiamo fare un elenco dei problemi, ma dobbiamo far sì che il governo centrale pone un occhio di riguardo nei confronti di Castelvolturno, perché Castelvolturno non è uguale ad altre città. E Castelvolturno in passato è spesso viene utilizzato come il serbatoio di tutto quello che c'è di illecito da altre parti, quindi viene scaraventato a Castelvolturno, così come anche le persone che hanno, diciamo, le detenzioni di arresti a domicilio vengono portate a Castelvolturno, la questione migranti, la questione microcriminalità, diciamo, delle persone che dei clan di Napoli che si sono riversati sul litorale. Quindi noi non possiamo ancora attendere, perché è vero che 10 anni fa è stata sconfitta dobbiamo ringraziare lo Stato, la camorra casertana, però oggi dobbiamo affrontare un'altra camorra, quella là della parte di Napoli, con attività che comunque comportano anche, come si diceva, che c'entra l'omicidio di Luigi? C'entra, perché in effetti un territorio non controllato, un territorio senza regole, è comunque oggetto di persone che comunque vengono su Castelvolturno per delinquere, sicuramente non per dare un aiuto né per dare un qualche cosa che possa beneficiare la nostra comunità. Quindi dicevo, abbiamo sottoscritto questo documento che abbiamo inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri
Giorgia Meloni e al presidente del al ministro degli interni diciamo Piantedosi, e quindi voglio andarlo a leggere in modo che diciamo è una richiesta d'aiuto, non è non è altro che un accorato appello a chiedere aiuto al governo, che poi abbiamo parlato anche con abbiamo aperto un tavolo e io credo che dovremmo aprire un tavolo con tutte le forze politiche di questo Consiglio Comunale, un tavolo di studio, perché magari, ecco, dire al governo non ce la facciamo più, aiutateci, e dire niente. Quindi significa che comunque bisogna studiare attentamente delle proposte da portare all'attenzione del governo, e il governo ci deve stare a sentire. Mi si diceva fino a che punto sei disposto ad andare avanti. Fino alla fine, perché guardate, la sicurezza non è che c'ha limiti, non è che c'ha come dire, delle barriere, la sicurezza è di tutti quanti. Quindi io riconfermo il mio impegno fino alla fine, anche al rischio di lasciare comunque come dire, il posto da sindaco, perché non mi appartiene. Un sindaco che deve stare su un territorio dove effettivamente non ha la contezza, non ha la possibilità, diciamo, di difendere il proprio territorio, che ci sta a fare? Un sindaco che non conosce chi vive sul suo territorio, quale sicurezza deve garantire? Cioè, io sfido chiunque, magari, a dire il contrario, perché va bene tutto, diciamo, una forma di accoglienza, ma sempre un'accoglienza, diciamo, ben strutturata. Perché poi lasciare tutto in confusione sicuramente non aiuta nessuno e manda tutto il sistema in confusione. Castelvolturno ormai ha una situazione di 30.000 quasi abitanti diciamo in, diciamo, riconosciuti dal punto di vista anagrafico. Dal punto di vista anagrafico. Ci abbiamo altrettante persone che sono sul territorio. Io non parlo di colori, guardate, perché oggi non è il... Cioè non è il momento di fare una questione tra diciamo bianchi, persone di colore, non è il momento. La sicurezza è di tutti quanti, quindi ci deve appartenere. Quindi dobbiamo gestire dei fenomeni, però senza conoscere, senza sapere chi vive sul tuo territorio, io credo che nessuno possa garantire una certezza di un futuro e una sicurezza per i nostri figli. Vado un po' a leggere il documento che abbiamo inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, al Signor Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Anzitutto porgiamo alla Signora Meloni i nostri migliori auspici per il complesso compito in cui sono impegnate. Avremmo preferito che il primo atto ufficiale di interazione tra la nostra istituzione comunale e le massime istituzioni di indirizzo fosse di proposito benaugurante, perché il presente scritto sarà di tutt'altra natura. Nell'inviare questo appello, la nostra amministrazione è consapevole di interloquire con un agente politico che ha visitato in diverse occasioni la nostra terra e che quindi è edotto in merito alle molteplici ed eterogenee difficoltà che attanagliano questi luoghi. Durante le ultime settimane, la nostra cittadina è stata colpita da un evento tanto triste quanto increscioso. Ancora una volta Castelvolturno balza ai disonori della cronaca per un crimine efferato. Questa volta però, a differenza degli anni della Camorra casertana, le criticità che stanno minando la potenziale quiete che la popolazione castellana brama sono di tutt'altra fattura. Dopo l'eradicazione dei tormenti del passato, viviamo una nuova fase embrionale della malavita, in cui il suo circolo vizioso è approdato ad uno stato di caos. Luigi Izzo, 38 anni, 3 figli e una moglie, è il primo dei nostri concittadini che ne fa le spese. Mercoledì 9 novembre si è tenuto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza a Caserta in Prefettura. L'incontro ha annoverato tra i suoi partecipanti gli esponenti apicali delle forze dell'ordine della provincia di Caserta, oltre il questore e il prefetto, che hanno sentito la necessità di confrontarsi con il nostro sindaco Luigi Umberto Petrella per provare a coordinare una prima controffensiva al fenomeno della neomicrocriminalità che sta colpendo Castelvolturno.
La nostra amministrazione ha accolto di buon grado la repentina risposta delle istituzioni di fronte ad un evento di straordinaria brutalità, anche se il caso Izzo risulta una tragedia annunciata, in quanto le prime grida d'aiuto sono state lanciate nel mese di gennaio di questo stesso anno alle autorità competenti. Erano diverse le tematiche che alimentano le preoccupazioni del nostro primo cittadino, portavoce di una cittadinanza che cominciava ad avere percezione di precaria sicurezza. Purtroppo la questione Castelvolturno non può essere risolta nei centri di comandi provinciali, deve essere discussa dalle alte sfere e risolta da vertici sovraordinari. Nonostante il lavoro che le forze dell'ordine stanno svolgendo sul nostro territorio e nella provincia di Caserta tutta, la ridistribuzione temporanea delle esigue risorse umane a disposizione della questura di Caserta non fa altro che tamponare un'emorragia di regole e sicurezze che sta generando un forte bisogno di ordine nella nostra città. Questo territorio necessita di un presidio costante e non intermittente. Un territorio vastissimo, non controllato e dotato di una moltitudine di abitazioni abbandonate e dimenticate, diventa paradiso abitativo per differenti realtà problematiche. Uno dei fenomeni che rende il nostro territorio centro nevralgico di attività criminale è la tendenza ad essere designato come domicilio di elezioni per coloro che necessitano di un'abitazione per espletare la misura di detenzione domiciliare. La scelta di Castelvolturno diventa allettante grazie all'oggettiva difficoltà delle forze dell'ordine di coprire con pochi mezzi e pochi uomini un territorio che si estende per 27 chilometri. La polveriera sociale di Castelvolturno è scaturita dalla combinazione di diverse componenti critiche. La situazione ambientale creatasi nella nostra città è fiorire di comportamenti antisociali. La mancanza di controllo e la difficoltà economica oggettiva di diversi generi di indigenti, se combinate alle criticità sopra elencate, possono sostanziare la genesi di un sistema criminale. Tra gli ingredienti del calderone antisociale che il nostro paese rappresenta, va segnalata la presenza di una popolazione sommersa, composta da circa 20.000 immigrati irregolari, provenienti per la maggior parte da aree del Centro Africa. Questo dato è abnorme se confrontato con la popolazione regolarmente registrata presso l'ufficio Anagrafe del comune di Castelvolturno, sono più o meno circa 30.000 abitanti. La coabitazione tra popolazioni provenienti da differenti culture, con sistemi comunicativi spesso incompatibili, che beneficiano degli stessi diritti non adempiendo agli stessi doveri, va a creare una forte intolleranza nella popolazione autoctona. Questa dinamica sociale non ha niente a che vedere con il razzismo. È un'intolleranza che ha ben altre radici e che è alimentata da decenni di mala gestione dell'integrazione e della regolarizzazione della convivenza delle diverse etnie presenti sul territorio castellano. Al termine di questa accurata nota, con la quale speriamo di aver rappresentato in maniera chiara la difficoltà che fronteggiamo quotidianamente, formuliamo alle signorie loro cortese richieste di udienza al fine di confrontarci sull'attuale situazione del nostro comune ed insieme trovare soluzioni che possano restituire la sopracitata serenità che i cittadini castellani chiedono e che realmente meritano. Grazie. Questa è una nota che abbiamo inviato il 17 di novembre, quindi è sottoscritta dal sindaco, dalla giunta e dai consiglieri comunali. Come dicevo prima, è stata coordinata, insomma, voluta da tutto il Consiglio Comunale, da tutta l'amministrazione comunale, e di questo sono veramente riconoscente e orgoglioso nei confronti dei consiglieri comunali. Va bene la politica, va bene avere posizioni diverse, però insomma, su questioni che riguardano la nostra comunità, questioni che non possiamo sposare diversamente da quelle di stare insieme e di cercare comunque di tirare il territorio fuori da questa situazione, chiaramente, come dicevo prima, utilizzando la formula del governo centrale, perché noi da soli non possiamo arrivare da nessuna parte. Grazie. Grazie sindaco. Intanto invito assessori e consiglieri comunali a chiedere la parola nel caso ci siano da fare degli interventi.
E poi passiamo la parola ai vari onorevoli consiglieri che ci hanno che sono presenti e che ringrazio, dopo che voglio salutare. Abbiamo l'onorevole Cangiano, l'onorevole Zinzi, l'onorevole Grante, europarlamentare, l'onorevole Rubano, abbiamo i consiglieri comunali, consiglieri regionale Piccerillo e Zannini, e ho visto anche l'onorevole Cantalamessa, non lo vedo più. Comunque li ringrazio che sono qui presenti e dopo gli daremo la parola. Prego, assessore Marrandino. Prima degli interventi politici vorrei fare un attimo un intervento. Prego, assessore. Grazie, presidente. Riallacciandomi al discorso del sindaco, che condivido in ogni parola, volevo proporre a lei, al sindaco e a tutto il consiglio comunale di prendere spunto da quello che abbiamo fatto con il piano regolatore, e cioè di costruire un gruppo di coordinamento tecnico-politico permanente per la sicurezza e controllo del territorio. Okay? Un gruppo costituito da consiglieri di opposizione e di maggioranza, ovviamente, e creato con una determina di un funzionario che credo, quale migliore funzionario, il comandante Domenico De Simone, che credo abbia cognizione della condizione locale in cui versa la nostra città. E poi perché i vigili urbani sono l'anello di congiunzione per quelli che sono gli argomenti caldi. Parliamo dell'ufficio tecnico per quanto riguarda l'abusivismo e la capacità immobiliare, l'anagrafe per il problema che abbiamo con delle richieste di residenza, il decoro urbano, cioè gli immobili fatiscenti che ormai sono ricettacolo di degrado sociale e urbano, e i servizi sociali per tutte le famiglie disagiate che abbiamo in carico. Quindi il comandante, come già fatto il funzionario dell'ufficio tecnico, crea questo gruppo in modo da poter studiare i vari fenomeni che ci sono sul territorio e fare delle proposte vere che poi porteremo in modo rapido in consiglio comunale, con la speranza che poi vengano approvate e messe all'atto. Okay? Grazie, assessore. Grazie. Io penso sia una cosa molto utile alla quale potremo lavorare già da domani, credo. Non vedo ancora il comandante, dopo al limite vedremo anche una sua comandante sensazione. Stamattina ha dato la sua disponibilità comunque a creare Perfetto. Questo gruppo. Ottimo, ottimo. Presidente, grazie, assessore Marandini. Posso avere la parola? Permetti? Prego, consigliera Grico. Okay. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Io sono un consigliere in quota Lega e parlo anche in nome e per conto del nostro capogruppo che è allettato per motivi di salute. Volevo ringraziare tutti i presenti e volevo ringraziare in modo particolare la mia parte politica, l'europarlamentare Valentino Grant, il senatore Gianluca Cantalamessa, l'onorevole Zinzi e la consigliera regionale Piccerillo. Avevo scritto un brevissimo messaggio di esortazione e volevo condividerlo con voi. Allora, il sindaco, l'amministrazione e la cittadinanza tutta chiedono a gran voce che Castelvolturno torni ai fasti e alla grandezza per la quale è nata. La vocazione turistica che da sempre l'ha contraddistinta è offuscata da gravi motivi di micro e macro criminalità. Chiediamo unitamente al governo, nella figura dei nostri parlamentari nazionali ed europei, dei quali apprezziamo lo spessore politico, di riportare Castelvolturno alla sua vocazione primaria. Certa che i nostri rappresentanti al governo sapranno accogliere e farsi portavoce delle istanze di tutta la cittadinanza mortificata e sofferente da tempo. Attendiamo fiduciosi un impegno che non disattenda le nostre aspettative. Grazie a tutti. Grazie, consigliera Grego. Prego, consigliere Napolitano. Buonasera, grazie a tutti di essere intervenuti. Presidente, portavo solo i saluti e la vicinanza del consigliere Riccardo, che a causa di un intervento chirurgico non è potuto essere presente stasera qui, ma comunque ci teneva a far sentire la sua presenza e a dare la sua disponibilità sia alla sottoscrizione di questo documento che a tutte le operazioni che questa adunanza porterà avanti oggi. Grazie. Grazie, grazie consigliere Napolitano. Salutiamo il consigliere Riccardo, così come il consigliere Milone e il consigliere Daria, che purtroppo per problemi di salute non sono qui presenti. Ci sono altri interventi? Presidente, posso chiedere la parola? Prego, assessore Caccavalla, prego. Buonasera a tutti.
Io sono l'assessora al bilancio del Comune di Castel Volturno, per chi non mi conoscesse, sono Elvira Caccavale. Io ci tenevo insomma innanzitutto a ringraziare tutta la cittadinanza intervenuta e soprattutto la parte politica. Io volevo solo esprimere il mio, chiamiamolo, grido di dolore, un aiuto, cioè, aggiungendo a quello che è stato già detto dal sindaco, che è condiviso da tutti quanti noi, un aiuto che tenga conto anche di quelle che sono le risorse che il governo centrale, che la regione Campania va a destinare di volta in volta a quello che è il nostro, quello che è il nostro comune, quello che è il nostro ente, perché Castel Volturno ha delle peculiarità che altri paesi, altre città non hanno. C'è un fondo di solidarietà che insomma non viene rivisto da tempo, ci sono delle realtà di cui non si tiene conto a distanza perché non se ne ha conoscenza e forse magari non traspare. Noi abbiamo dei costi, delle spese correnti che sosteniamo sia per gli invisibili che per chi è normalmente censito, che purtroppo sono talmente gravose che comunque non consentono, le realtà che abbiamo, i dipendenti che abbiamo, il numero di agenti che abbiamo non ci consentono di far sì che questa gente poi possa versare quelli che sono i tributi, che possa versare tutto quello che è dovuto al comune. Quindi eroghiamo servizi e non ci ritroviamo niente in contropartita e non possiamo insomma come ente a nostra volta ripagare quello che serve alla cittadinanza in termini di servizi. Noi siamo molto molto in affanno sotto questo aspetto. Io mi sono permessa di intervenire, non avevo concordato insomma col sindaco questo intervento, ma mi sono sentita di insomma di farmi parte attiva, perché insomma è una città a cui io non vivo qui, è una città, è la mia seconda città, ma è una città a cui tengo, è una città che merita, è una città che merita. Quindi faccio appello a tutti voi che potete e che siete insomma in grado di poterci aiutare, perché da soli finanziariamente come ente non ce la possiamo fare. Grazie e buonasera. Grazie assessore. Prego consigliere Sciallo. Grazie. Grazie presidente. Questo è un consiglio comunale molto difficile da affrontare perché poi si legano vicende umane a questioni politiche, vicende umane purtroppo tragiche. Io ho scritto qualche appunto proprio per tenere un poco il filo del discorso, perché l'emozione che tutti noi viviamo oggi qua insomma ci potrebbe far dimenticare qualcosa che noi sentiamo e che vorremmo esporre qui stasera, data l'occasione che ci è stata offerta. La convocazione di questo Consiglio Comunale è stata decisa dal Sindaco a seguito dell'assassinio di Luigi Izzo. Un assassinio è un fatto di per sé abietto, ma se pensiamo alle circostanze in cui è avvenuto quello di Luigi, allora stiamo letteralmente davanti alla perdita di ogni elemento di umanità da parte di chi lo ha commesso. Lì fuori c'è una folla di persone che in una non casuale concomitanza con questo Consiglio Comunale si è riunita proprio per ricordare Luigi e la sua tragica morte. Io preferirei invece ricordare la sua vita piuttosto che la sua morte. E vorrei che sia così per tutti. Scusatemi. Per quelli che oggi stanno qui dentro, per quelli che stanno lì fuori, ma soprattutto per quelli che ci saranno domani. L'ultima chiacchierata che
che ho avuto con Luigi è di agosto. Mentre con pettine e forbici tentava di dare un senso alla mia stempiatura, mi ha raccontato un po' della sua vita, di quando da ragazzo è andato a fare l'apprendista barbiere e di quando ha rifiutato un posto fisso che gli era stato offerto nel servizio di igiene urbana di Castel Volturno. Mi disse: Peppe, ho fatto una vita di sacrifici per imparare un mestiere. E quindi ho deciso di puntare tutto su me stesso, senza dover ringraziare nessuno. Mi sono preso la qualifica professionale e ho aperto il salone. E ora sono qua. Quest'ultima frase la pronunciò allargando le braccia e sorridendo per mostrare orgoglioso ciò che da solo aveva conquistato. Scusatemi. Questo è il messaggio che ci ha lasciato e penso che questo sia l'esempio che la nostra comunità debba raccogliere, a cominciare dai suoi rappresentanti che siedono in questo consesso. Pertanto, insieme ai colleghi della minoranza Raimondo, Oliva e Petrella, in ricordo del suo esempio in vita, proponiamo al sindaco e a tutto il consiglio comunale di intitolare a Luigi Izzo il centro di formazione professionale che sorgerà nel bene confiscato di Destra Volturno, un progetto che ci siamo fatti finanziare come amministrazione comunale grazie al protocollo d'intesa voluto dal commissario straordinario di governo per Castel Volturno. Questo centro sarà destinato proprio a dare una formazione, a far imparare un mestiere spendibile sul mercato a chi non si è potuto permettere un percorso formativo scolastico, a chi come Luigi vuole puntare sulle proprie forze per realizzarsi nella vita. Sindaco, è da qui che dobbiamo veramente ripartire per impedire che i fenomeni antisociali che lei indica nel documento che ci ha sottoposto diventino elementi strutturali del nostro territorio. Dobbiamo consentire a chi vive in questo luogo di avere un'opportunità da spendere per migliorare la propria condizione. Se qualcuno un fazzoletto. A parere bene, questo non vuol dire affatto non volere un rafforzamento dei presidi di sicurezza. Questo vuol dire soltanto che l'incremento delle forze di polizia sul nostro territorio è una parte della risposta che lo Stato deve dare nei confronti del dilagare dei fenomeni di devianza. È una parte e non è tutta la risposta. Castel Volturno in questo momento è paragonabile a un essere umano che ha la febbre a 40. Va bene somministrare gli antipiretici per tenere sotto controllo e far abbassare la temperatura corporea, ma dobbiamo trovare la terapia che elimini le cause della febbre. Bisogna curare la malattia, non possiamo soltanto attenuarne i sintomi. Quindi, caro sindaco, il solo incremento delle forze di polizia oggi avrebbe la stessa limitata funzione degli antipiretici. Vanno bene e sono necessari, ma solo se integrati in una terapia complessiva. Non so se possa esistere una connessione diretta tra la persistenza nel nostro territorio delle differenti realtà problematiche, così come lei le ha chiamate, e la morte di Luigi. Sappiamo però che c'è certamente una relazione biunivoca, una corrispondenza bidirezionale tra il degrado urbano e ambientale di Castel Volturno e il degrado sociale e civile dilagante. I primi hanno alimentato i secondi e immediatamente dopo i secondi sono diventati le cause dei primi. Si è innescato così un circolo vizioso che sta spegnendo inesorabilmente le speranze di rinascita della nostra città.
È vero che Castel Volturno fin dagli anni Ottanta è diventato il bacino di decantazione del disagio sociale ed economico di intere fasce di popolazione provenienti dall'Interland napoletano e dall'Agroversano e poi anche dall'Africa. Questo ha reso insostenibile il peso di questi fenomeni sulle sole spalle dei castellani. Noi siamo sicuri che garantendo soltanto una maggiore presenza delle forze di polizia si risolveranno questi problemi? Per capirlo basta fare un esperimento mentale. Immaginiamo che di punto in bianco le forze di polizia facciano scomparire tutti i soggetti che commettono crimini e abusi sul territorio. Che cosa rimane? Non scompare il disordine urbano, non scompare il degrado ambientale, non scompare l'emergenza idrogeologica legata all'erosione costiera, non scompaiono le migliaia di case abbandonate da occupare, non scompaiono i 1.500 bambini, 1.500, in carico ai nostri servizi sociali, 1.500 bambini. Non scompaiono i 3.800 nuclei familiari che vivono un disagio e che beneficiano di un reddito cittadinanza, al netto di chi lo sta truffando. Non evaporano i 2.000 nuclei familiari in assistenza presso i servizi sociali, 2.000 nuclei familiari su poco più di 10.000, il 20%. D'altro canto, non appariranno dal nulla quei servizi nelle zone come Bagnara, Destra Volturno, Ischitella, Baia Verde, i Mezzani, Villaggio del Sole, Lago Patria, tali da renderli attraenti per far venire persone appartenenti a fasce sociali più agiate. Non compariranno da nulla i luoghi di aggregazione per i giovani, le linee di trasporto pubblico, i momenti di cultura, le strutture sportive, i percorsi di formazione, le occasioni di lavoro per i nostri giovani così da distoglierli dalla devianza. Non scompariranno i primi né appariranno i secondi. Allora se vogliamo dare una risposta seria ed efficace alla realtà fuori dall'ordinario che è Castel Volturno, e qui facciamo nostro l'invito del sindaco, ci vuole un intervento straordinario dello Stato che affronti su tutti i piani i problemi della città, a partire da quello della sicurezza, ma anche da quello del recupero e della tutela ambientale, delle politiche di inclusione, di quelle di formazione e istruzione, di quelle della cultura, dei trasporti e di tante altre istanze, il cui elenco è lunghissimo. Il peso del disagio e del degrado è esorbitante rispetto alla sola capacità finanziaria del Comune di affrontarlo. Prima ha fatto l'intervento l'assessore al bilancio, l'attuale assessore al bilancio del nostro comune. Castel Volturno non può risolvere da sola problemi che gli piovono addosso da altri territori. Ricordiamo che in campagna elettorale il Presidente del Consiglio, il Presidente Meloni, qui ha preso un enorme consenso anche perché si è impegnata a far promulgare una legge speciale per Castel Volturno. Ebbene, noi questa legge, insieme a tutta una serie di misure e di provvedimenti straordinari come la riattivazione concreta del commissario straordinario per l'area di Castel Volturno, la vogliamo e vogliamo contribuire ad elaborarla perché abbiamo la profonda conoscenza dei fenomeni che dobbiamo affrontare, dato che li affrontiamo quotidianamente da decenni, e abbiamo anche le competenze per farlo. Ribadisco pertanto la proposta già fatta al sindaco qualche giorno fa nella riunione di preconsiglio, a cui era presente anche l'assessore Marrandino, e cioè quella di istituire una commissione consiliare che coinvolga maggioranza e opposizione, e quindi c'è una coincidenza con quanto detto dall'assessore, che abbia il compito di coadiuvare il legislatore nell'elaborazione della legge speciale. Noi dobbiamo sapere e dobbiamo partecipare alla formazione delle misure di cui saremo destinatari, anche perché dei provvedimenti calati dall'alto, che si sono poi rivelati totalmente inefficaci per risolvere i problemi di Castel Volturno, e lo vediamo, lo abbiamo subito, ne abbiamo le tasche piene. Solo così, caro sindaco, possiamo concretamente dare un senso alla sua richiesta di compattezza del Consiglio Comunale, indipendentemente dai diversi orientamenti politici che esprime. Non dobbiamo lasciare in nessun modo che questa riunione odierna, che per l'annosità dei problemi che vuole affrontare, poteva essere convocata fin dall'insediamento di questa amministrazione, ogni giorno, perché sono anni che ci sono questi problemi, oggi sia soltanto l'occasione per fare passerella politica a tutti noi.
su un fatto tragico che ha gettato nel dolore profondo un'intera comunità. Dobbiamo essere onesti e concreti con Luigi e con i suoi cari. Pertanto siamo pronti da subito a fare questo percorso insieme se l'intervento del governo sarà complessivo e articolato e veda l'incremento delle forze dell'ordine come una delle risposte che la comunità castellana attende. Ci venga finalmente riconosciuto l'enorme credito che abbiamo maturato nei decenni in cui siamo stati beffardamente eletti come territori in cui vengono portate ad esplodere le bombe demografiche e sociali di altre città. Castelvolturno ha bisogno di un cambiamento radicale nell'approccio ai suoi problemi. Non possiamo più ricevere pacche sulle spalle e atti di pietismo istituzionale. Come faceva dire Miguel de Cervantes al suo più famoso personaggio, Don Chisciotte, cambiare il mondo non è follia né utopia, ma è solo giustizia. E lo dobbiamo ai figli di Luigi. Grazie. Grazie, consigliere Sciallo. Prego, consigliere Schiavo. Buonasera, io sono Schiavoli, sono un consigliere indipendente. Dovrei fare un intervento che è un'accusa all'amministrazione della quale anche io faccio parte. Non la faccio per il rispetto della famiglia del defunto e per le persone che sono qui stasera con noi. Non approverò questo provvedimento perché non lo ritengo giusto, in quanto manca qualcosa che avremmo dovuto fare e che non abbiamo fatto. Grazie, buonasera. Grazie consigliere. C'è qualcun altro che chiede la parola prima di... Prego consigliere. Sì, mi sentite? Buonasera. Allora, rispetto a quanto detto e condiviso dal consigliere Scialla, mi sento di sottolineare alcune cose stasera. Perché il successo di questa... Alza un po' di voce. Non si sente? Alza un po' di voce. Alza un po' di voce. Ok, scusatemi. Il successo, se vogliamo chiamarlo così, di questa iniziativa che ci vede uniti davanti a questa cittadinanza a dispetto delle nostre differenze più che evidenti, dipenderà dal modo in cui decideremo di rappresentare delle persone che abbiamo sempre incontrato, siamo del paese, quindi ci incontriamo sempre, ci vediamo, ci conosciamo, ma che non sono più le stesse persone che erano un mese fa. C'era già una consapevolezza, avevamo già maturato delle consapevolezze rispetto a quanto questo territorio avesse perso, rispetto a quello che ci dovevamo aspettare e dovevamo pretendere, però a volte succedono delle cose, delle perdite così gravi, che dalla consapevolezza si passa a qualcosa di fisico. Le gambe scattano, è un punto di non ritorno, non si può più andare indietro, si può andare soltanto avanti. Quindi dobbiamo essere consapevoli che da oggi e uniti dobbiamo trovare modo di rappresentare delle persone che non sono più le stesse. Così come noi non ci sentiamo più gli stessi se ci analizziamo. E quindi l'unico modo che adesso mi viene da immaginare per rappresentare una nuova Castelvolturno, una cittadinanza che non avrà la pazienza più di aspettare, io ne sono sicura di questo, lo sento, e cambiare il nostro modo anche di porci rispetto ai nostri interlocutori politici e istituzionali, cioè noi dobbiamo sfidarli, le rivendicazioni e poi le attese di risposte andavano bene prima,
Adesso c'è bisogno che noi sfidiamo le istituzioni, provincia, regione, governo, e che noi siamo capaci anche di mettere da parte le nostre legittime velleità e chiedere serietà ai nostri anche referenti politici. Capito di cosa parliamo? Perché il nostro sogno non è più personale, il nostro sogno deve essere questa città, quello che questa città può diventare. Quindi dobbiamo pretendere sistematicamente un risarcimento. O mettono mano alle tasche, o trovano soluzioni, o per quanto mi riguarda, come mi hanno chiuso. Immaginiamo, parliamo un attimo della legge regionale, e non perché è nostra, ma perché è di tutti. Perché io da questo momento, e quando si parla di sicurezza a Castelvolturno, non voglio più concetti divisivi, non li voglio neanche esprimere. Questa legge ha riconosciuto un caso Castelvolturno, ok? Ma a me, che la politica o le istituzioni si riempiono la bocca del caso Castelvolturno, non importa nulla se poi non vedo il risultato. Preferisco che non nominino la mia città. Se la devono nominare, se devono parlare del caso di Castelvolturno, non dico il giorno dopo, ma poco dopo, io voglio vedere che hanno messo mano alle tasche. Perché c'è una sola verità, che noi dobbiamo essere risarciti perché siamo stati derubati, che qualcuno è venuto qui e ha deciso di toglierci. Noi non abbiamo deciso di inquinare il nostro mare, non abbiamo deciso che le seconde case diventassero un problema sociale. Quindi se ci viene riconosciuto questo, ma poi non si agisce, non possiamo più accettarlo. Quindi io dico, da parte mia, ma penso di parlare a nome di tutti, per quanto questa legge sia partita da noi, se non abbiamo la certezza entro fine anno che venga fatto qualcosa, io mi piazzo là sotto, a Santa Lucia, e per me chi ha a che fare, per me chi mi deve ascoltare, se non vengo ascoltata da chi mi deve ascoltare, non mi muovo da lì e penso di poter parlare a nome di tutti. Abbiamo il diritto di pretendere, perché è nostro, cioè il concetto è questo, che fino a un mese fa i cittadini pensavano meriteremmo questo, non meritiamo questo male, non meritiamo il brutto. Però poi l'atteggiamento era di chi pensava, ma forse non abbiamo fatto abbastanza. No, quello di cui ci dobbiamo convincere oggi è che quello che chiediamo dovrebbe essere già nostro. Qualcuno lo trattiene, ma è nostro, quindi deve tornare qui. Perché non dovremmo avere 30 vigili urbani? Ma come si può accettare anche solo di arrivare a domani senza un numero del genere di vigili urbani? Noi lo dobbiamo pretendere, non importa, e dobbiamo pretendere anche che i giovani, i bambini, non vedano più il brutto, vedano solo il bello. Devono poter arrivare a scuola, cioè il giorno prima devono sapere che il giorno dopo non ci saranno problemi per arrivare a scuola. Trasporto scolastico. Devono poter rimanere a scuola fino al pomeriggio. La scuola deve diventare a tempo pieno. Arrivare e tornare. E a scuola devono imparare tutto, devono imparare la bellezza, perché hanno diritto alla bellezza. E parallelamente a questa inversione di rotta culturale, noi dimostreremo alla città che non smetteremo mai di pretendere quello che ci hanno tolto. Basta. Grazie, grazie consigliera Raimondo. Presidente. Prego, consigliera Petrella. Innanzitutto buonasera a tutti. Ho pensato tanto se intervenire perché è veramente difficile. È difficile per chi come me ha tanti ricordi legati all'infanzia, all'adolescenza. E è difficile per tutta la comunità, però poi mi sono detta che se la famiglia è riuscita, nonostante la tragedia enorme, ad avere una compostezza nel dolore, allora dovevo riuscire a parlare per Luigi e per la sua famiglia.
quello che è accaduto esula da ogni logica. È una tragedia che è piovuta addosso alla famiglia di Luigi e a un'intera comunità che, nonostante il dolore, si è mostrata com'è, educata, composta. C'è un silenzio stasera in quest'aula, nonostante la numerosità delle persone, che mi fa capire che ancora una speranza di essere comunità ce l'abbiamo. È difficile, è tanto difficile andare avanti e superare. Mi sento, una volta sentivo un'intervista di Henry De Luca, che è uno scrittore, e diceva che lui, rispetto alla morte dei suoi genitori, è sempre al giorno uno del dolore. E io sento che siamo un po' tutti così, ognuno per quello che sente, ovviamente, ma sento che siamo tutti al giorno uno del dolore ancora rispetto a questa situazione. E quello che stiamo provando non lo dobbiamo dimenticare per quello che andremo a costruire. Nessun provvedimento, nessuna giustizia, nessuno, niente riporterà Luigi indietro, niente. Però, scusate. Abbiamo il dovere di provarci con tutti noi stessi. Io voglio fare un invito alla comunità. La cittadinanza è lontana dalla politica e lo comprendo, perché è disillusa, perché troppe promesse ci sono state fatte, perché il caso Castelvolturno esiste e ha bisogno di leggi speciali, perché altrimenti il risanamento di questa terra non avverrà mai. È un po' come se negli ultimi decenni avessimo avuto un terremoto perpetuo, un'alluvione perpetua. È come quando ci sono le grandi catastrofi e ci sono delle leggi speciali per ricostruire. È questo quello di cui Castelvolturno ha bisogno. E noi tutti insieme non dobbiamo mollare. Io, nel mio piccolo percorso politico, ho cercato sempre di costruire tutto su una cosa fondamentale, che è la credibilità. E questo è quello che deve fare la politica, deve diventare credibile per queste persone che fanno domande importanti, deve dare risposte credibili e deve risolvere. Perché se non ci sarà questo, ci sarà un divario sempre più grande, ci sarà un allontanamento sempre più grande, si perderà il senso di comunità, e purtroppo noi questo non ce lo possiamo permettere, perché tutto quello che possiamo affrontare lo possiamo affrontare se viaggiamo uniti. Chiedo alla politica, alle istituzioni sovracomunali, di accompagnarci in un percorso vero, concreto, che si possa toccare con mano. Lo chiedo per tutte le persone che ci credono ancora, perché questa non è una guerra, ho letto tante cose in questi giorni, non è una guerra per chi ha il marchio DOP della castellanità, non è questo. Questa è una terra generosa, è una terra veramente generosa, però non possiamo più consentire che ci si approfitti di questa generosità. Lo spartiacque deve essere tra le persone per bene e quelle che non lo sono. Questa può essere l'unica differenza, null'altro, null'altro. Questa terra ha bisogno di politiche di riqualificazione abitativa. Chi deve venire in questa terra lo può fare solo se ha come fare. Non possiamo più consentire che c'è gente che viene qui a sopravvivere, a sbarcare il lunario con la criminalità. Questo non lo possiamo più consentire.
c'è un degrado sociale, c'è un degrado umano, e questo è terribile. Io spero che, come diceva Rossella, siamo veramente persone diverse. Io mi ci sento, perché a casa mia non c'è un giorno che passi senza pensare a quello che è accaduto. Guardo Federica, che era una bambina, quando si è fidanzata con lui. Scusa. Ce la faccio. E vorrei poterle dire, un giorno potrei dire ai tuoi figli che ce l'abbiamo fatta. Spero che sia così. Grazie. Grazie, grazie Anastasia, grazie. Vorrei invitare qua per qualche... Sì. Un attimo, prego, consigliere. Devo riprendere parola. Consigliere Napoletano. Sì, grazie. Allora, io innanzitutto volevo fare un invito a tutta la comunità, visto che siete qua presenti, amici, coetanei e genitori, perché io credo che fin quando, un invito al dialogo e alla calma, perché io credo che fin quando lo sguardo di troppo sarà sempre motivo di discussione, ce ne saranno tanti altri Luigi, insomma. Questo è il mio invito che cerco di fare soprattutto ai miei coetanei. Grazie. Grazie, grazie consigliere Napoletano. Vorrei invitare qua al banco l'onorevole Cangiano di Fratelli d'Italia. Prego. Grazie Presidente, grazie Sindaco per l'invito. Grazie alla comunità di Castelvolturno che questa sera in modo compatto, unito, ha dimostrato, come diceva qualcuno prima di me, di essere comunità. Permettetemi innanzitutto di portare la nostra vicinanza umana alla famiglia di Luigi, la moglie e i figli. Noi non conoscevamo Luigi perché io di vista, ma non ho avuto modo di parlare con lui, ma dalle vostre testimonianze è chiara che persona era Luigi. Stasera ci avete trasferito anche con emozioni forti la grande umanità di questo padre, di questo uomo di Castelvolturno che tanto ha dato a tutti quanti voi. Castelvolturno è una realtà particolare, l'abbiamo sempre detto, lo sappiamo tutti, è una realtà che purtroppo le leggi ordinarie, le leggi che ci sono non bastano, è così, l'abbiamo sempre detto. Castelvolturno è il centro di tanti problemi, quindi c'è la necessità, e dico, vi posso dire, anche la volontà di ragionare su una legge speciale. E quando qualcuno prima diceva che l'attuale Presidente del Consiglio ha preso questo impegno, ma dico di più, l'attuale Presidente del Consiglio, l'onorevole Meloni, non solo ha preso un impegno qualche anno fa, ma ha depositato in Parlamento una legge speciale su Castelvolturno. Lo ha fatto nella scorsa legislatura e vi posso dire che in questi giorni ho già incontrato l'ufficio legislativo che segue il Premier e sono disponibili, sono pronti a rivedere, perché è giusto che si faccia un lavoro di comunità, si faccia un lavoro di squadra. È una proposta di legge di qualche anno fa e siamo pronti, questo governo è pronto
a rivedere e a migliorare, a rivisitare una legge speciale per questa avvoltura. Questo impegno che prendo in qualità di deputato, di maggioranza, ma credo anche in nome dei colleghi parlamentari che vedo qui questa sera, che ringrazio per la presenza. È chiaro che una legge speciale non è solo sulla sicurezza. Possiamo far ripartire questa comunità se ragioniamo di sviluppo, di ambiente e anche di sicurezza. E questo è quello che era un po' il concept di questa idea legislativa ad hoc per Castelvolturno. Ma sappiamo anche i tempi di una legge, sicuro non sono rapidissimi. E quindi c'è la necessità di fare degli interventi immediati. Con il collega Zinzi nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro informale con il Ministro degli Interni, il quale vi posso dire che conosceva perfettamente la situazione di Castelvolturno e ci ha comunicato che da qui a breve provvederà ad un tavolo con la prefettura per vedere quali provvedimenti urgenti sulla sicurezza in questo caso poter mettere in campo per Castelvolturno. E permettetemi a questo punto anche di ringraziare le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che con tutte le difficoltà in questi giorni, in queste settimane, hanno portato un contributo fattivo sul vostro territorio. E quindi su questo dobbiamo lavorare dando la nostra disponibilità e quella dell'amministrazione intera a lavorare tutti insieme. Mi dispiace che questo documento non venga votato all'unanimità da questo consenso, però fa parte di questioni vostre interne che non è sicuramente di nostra competenza, ma un messaggio forte da Castelvolturno questa sera è arrivato. Noi lo porteremo a Roma e mi auguro, vedendo la presenza anche di consiglieri regionali, che il messaggio che porteremo lo si può portare anche in consiglio regionale, perché la regione può fare tanto anche per Castelvolturno. Grazie a tutti quanti voi. Grazie, grazie onorevole. Prego onorevole Zinzi, qua al banco. Beh, questa è una serata molto difficile, è difficile innanzitutto per i cittadini di Castelvolturno, è difficile prima di tutto per i familiari. Luigi era un padre, io non lo conoscevo, e penso da papà di una bimba di 4 anni, penso ai bimbi, e penso ad una tragedia che ha inevitabilmente un riverbero sulla realtà, ma sulla realtà di tutti noi. E penso all'impegno, perché non è il momento di fare promesse, io non le ho mai fatte nelle campagne elettorali, figuriamoci dopo, però è il momento della consapevolezza, perché nell'ascoltare gli interventi dei consiglieri comunali, nel veder scorrere le lacrime di tutti voi, io da lì riuscivo a scorgere il viso e il volto di Anastasia, che è un'amica che evidentemente ha vissuto il rapporto con Luigi. Io penso che ci sia una determinazione da parte di tutti a portare dei risultati, ed è questo quello che conta di più, non tanto la promessa che dà aspettative disattese, perché la politica spesso i risultati non li riesce a dare, ma un impegno corale di una comunità. Castelvolturno non è solo il simbolo di questo pezzo di territorio, ma è il simbolo di una campagna che deve reagire. È il simbolo di una comunità che, è vero, è stata messa in ginocchio. Se parliamo di legge speciale, e io ritengo che questa sia la strada, e ringrazio Jimmy, ringrazio tutti i colleghi e gli amici che ci metteranno dell'impegno, io sarò tra questi. Se parliamo di legge speciale, perché abbiamo toccato il fondo, perché altrimenti non ci sarebbe bisogno di un intervento così deciso dello Stato, ma oggi è necessario, ed è necessario che lo si faccia
con un gioco di squadra che non veda divisioni tra destra e sinistra, tra governo centrale e Regione Campania. Serve un impegno di tutti. Allora, nell'ascoltare la volontà di maggioranza e opposizione di fare un lavoro insieme, io penso che debba necessariamente essere questa la strada. Però voglio anche dire una cosa. Il tema della sicurezza, tema per cui si ricorda sempre Castelvolturno, non è l'unico tema, perché se una comunità ha bisogno di intervenire sulla sicurezza, vuol dire che in questa comunità e su questo pezzo di territorio di opportunità non ce ne sono. E allora, perché è importante la legge? Nella chiacchierata che io e Jimmy abbiamo avuto col Ministro dell'Interno, che non solo si è reso disponibile, ma come ben diceva Jimmy, aveva piena contezza delle difficoltà di questo territorio, perché lo ha conosciuto. Beh, da quelle difficoltà e dal tema della sicurezza noi dobbiamo immaginare di costruire una rete di opportunità. Perché qualcuno ha parlato di riqualificazione ambientale? Perché qualcuno ha parlato di sviluppo? Perché è evidente, in un pezzo di territorio così ricco di bellezze naturali esistono tutte le condizioni per portare risorse e cambiare il volto di questo pezzo di comunità. E noi dobbiamo farlo tutti insieme. E questo deve essere l'impegno che noi assumiamo stasera, dall'ultimo al primo e dal primo all'ultimo, senza divisioni. È un impegno su cui noi vedremo i risultati probabilmente tra qualche tempo. E allora ci sono diversi livelli di governo del territorio, dal comune alla provincia, alla regione, al governo centrale. Ognuno può fare la propria parte in un pezzo di tempo determinato. E allora, se per approvare una legge e portare risorse ci vuole un tempo maggiore, se noi coordiniamo il nostro impegno, la nostra passione, la nostra determinazione in un impegno di tutti, probabilmente già da domani riusciremo a mettere dei risultati in campo. Io vi sono vicino e vi siamo tutti vicini, ma la nostra non è una presenza casuale. E allora l'impegno di questa sera, e ringrazio i consiglieri comunali e ringrazio il sindaco per l'umiltà con cui ha posto una questione che è reale, beh, noi stasera ci assumiamo un impegno vero, senza demagogia, ma con la volontà di portare i risultati che servono a questo territorio a cui tutti noi teniamo. E allora permettetemi di dire un'ultima cosa, l'abbraccio di tutta la nostra comunità che va oltre Castelvolturno alla famiglia di Luigi, perché credo che sia a loro più che a chiunque altro dobbiamo il nostro impegno e soprattutto i risultati che saremo tenuti a portare su questo territorio. Grazie. Grazie, Gianpiero. Grazie all'onorevole Zinzi del gruppo Lega. Dottore, volete dire che è presente il consigliere Milone? Entrate in aula. Sì. Intanto ringrazio il consigliere Milone che è anche lui presente. Proseguiamo con l'intervento dell'onorevole Rubano di Forza Italia. Grazie signor Presidente, signor Sindaco, assessori, consiglieri, comunità, autorità, militari, civili e religiose presenti, buonasera. In questo tragico Consiglio Comunale io credo che non debba integrare le sensazioni, le emozioni e soprattutto le necessarie e pragmatiche necessità che un'azione politica ben rappresentata dall'amico e collega Cangiano e Zinzi diventa necessaria per inaugurare una nuova speranza. Non mi sento di aggiungere altro se non quella di manifestare la mia certa presenza, il mio pragmatico impegno accanto a questa comunità,
a questa amministrazione, all'intero Consiglio che ha saputo trovare anche le ragioni dell'unità insieme ai parlamentari e ai colleghi di governo per quanto accaduto e per quanto ci avete consegnato, per quanto evidentemente già sappiamo. I cittadini oggi hanno bisogno di una sola cosa, di verità, di sincerità, e sappiate che per le cose possibili io chiamerò tutti a rispondere presenti. Io ci sono, grazie. Chiedo scusa, anch'io mi associo alla vicinanza ai familiari di Luigi. Io racconterò questa storia ai bambini delle scuole del mio comune. Io sono sindaco anch'io di un piccolo comune del Beneventano, ma frequento e vivo anche per ragioni professionali e familiari questo territorio, il casertano, perché Luigi, per metter pace, ha perso la vita. Luigi deve rappresentare per i bambini un eroe, perché questi episodi non dovranno scuotere le coscienze di chi sarà il cittadino del domani. Quindi chi è chiamato a formare questi bambini dovranno ricordare Luigi, e chi come Luigi quotidianamente magari spende un impegno per donare una parte di sé e per instaurare anche un clima di pace ed equilibrio. Grazie e chiedo scusa per questo inciso. Grazie onorevole, grazie. Proseguiamo con l'intervento del consigliere regionale Zannini, che invito qui al banco. Buonasera a tutti, grazie al sindaco per l'invito, un messaggio di vicinanza sentito con i familiari. Da dove partire? Non doveva essere questa l'occasione per riunirci su queste, queste tematiche. Io penso che sarebbe stata nell'agenda politica mia, quella di Giampiero, di Gibi, quella di affrontare questi temi e di darci una, come dire, insomma, un programma. Con l'insediamento del nuovo governo, con i miei colleghi abbiamo lungamente interloquito sul fatto di poter mettere insieme, in questa fase storica dove ci sono casertani a Roma e casertani nella maggioranza di governo romana e casertani nella maggioranza di governo campana, abbiamo detto uniamoci, siamo un po' vicini e pensiamo al nostro territorio, indipendentemente dalle bandiere politiche, indipendentemente dalle appartenenze, indipendentemente dalle storie. E forse queste elezioni politiche sono state indicative in questo senso, ci siamo dati tutti un po' una mano sostanzialmente. Ebbene, la Regione fa sempre la sua parte e farà la sua parte per le tematiche che di competenza. Col sindaco mi sento quasi periodicamente per le questioni del territorio, che sono quelle del le tematiche della scogliera, il dissesto idrogeologico, le questioni delle ambientali, insomma, varie. Su tutte quante queste questioni noi ci confrontiamo, sulle politiche sociali, il terzo settore, tutto quello che è di competenza nostra, ecco, per quello che è di competenza nostra noi ci siamo, la Regione c'è e la Regione continuerà ad esserci in ragione di una nuova agenda che vogliamo mettere in campo. Però quello di cui abbiamo veramente bisogno in questo momento è controllo. Il nostro territorio deve essere controllato. Siamo passati da una, ma questo lo dico, non è Mondragone, non è Castelvolturno, è Mondragone, è Falciano, è Casanova, è Mondragone, sono capitati degli episodi che non si vedono da anni, cioè furti in casa. A casa di amici hanno sradicato completamente una cassaforte, l'hanno portata via, e per fortuna in quegli orari non c'erano i familiari, poteva accadere qualsiasi cosa, si poteva verificare un fatto grave come è accaduto al povero Luigi anche lì per cose del genere. Quindi la tematica della microcriminalità, la tematica della sicurezza del cittadino, che è stata una delle parole d'ordine di questa maggioranza. Ebbene, attuiamo questo programma. Personale, controllo, intensificazione del personale, intensificazione del controllo, regole certe. Difendiamo i confini, ma difendiamo anche le città, che sono importanti. Nella mia città abbiamo dei fenomeni, come dire, di ordine pubblico che abbiamo più volte segnalato alle autorità superiori, insomma, poche risposte, molte belle riunioni, ma poi pochi fatti. Pochi fatti. Allora, disposto e disponibile,
in rappresentanza del governo regionale, a fare la nostra parte come sempre, con delle risorse economiche. Abbiamo targettizzato questa zona col master plan dell'editoriale Domizio, che significa destinare qui in maniera prioritaria ed esclusiva risorse finanziarie per le cose di cui più c'è bisogno. Lo stiamo facendo, lo facciamo ascoltando le istanze dei sindaci e del territorio, ma se ci sono altri pezzi che possiamo fare insieme agli amministratori, insieme alla società civile, insieme al governo regionale, noi ci siamo, lo facciamo con voi, soprattutto lo facciamo senza passerelle politiche, lo facciamo all'indomani delle elezioni, lo facciamo però con serietà, sapendo che ognuno deve fare la sua parte. E insisto, ragazzi, leggi speciali, tutto quello che vogliamo, risorse, contratti istituzionali di sviluppo, tutto quello che vogliamo, però qui la prima cosa è il controllo. Noi abbiamo bisogno di più personale, perché il personale che c'è è molte volte impegnato nelle deleghe di indagine che assorbono tempo. Abbiamo bisogno di controllo territoriale, che non è una criminalizzazione, come dire, del nostro vissuto quotidiano, ma è proprio un avamposto di legalità di cui c'è bisogno. Abbiamo bisogno di sentirci sicuri a casa nostra. È una battaglia, è un obiettivo, è certamente una parola d'ordine del nuovo governo, è la nostra parola d'ordine, e su questo chiamateci a fare il nostro pezzo e lo faremo. Grazie. Grazie dell'intervento. Siamo in conclusione, prima di passare alle votazioni voglio dare la parola al sindaco. Sì. Prego sindaco. Io volevo intanto ringraziare i parlamentari che sono intervenuti. Noi comunque faremo la nostra parte. Condivido anche le posizioni della minoranza di portare avanti, ecco, dei progetti. È giusto, è chiaro che non è soltanto la sicurezza, sono d'accordo su questo, però io dico le nostre città stanno morendo di insicurezza, questo è il punto. Poi è chiaro che ci vuole tutto il resto, tutto quello che serve per dare uno scossone, diciamo, dal punto di vista economico, diciamo, sul territorio. Però io credo che la partenza è il controllo del territorio, perché senza sicurezza non c'è futuro per Castelvolturno. Io così la vedo, sarò pure magari fissata con questa cosa, ma l'andiamo dicendo da anni, perché è vero che ci sono tante difficoltà, tante problematiche sul territorio, però non riusciamo più ad essere tranquilli in casa nostra, e questo è grave, e questo è grave. E in questa situazione lo Stato ci deve stare vicino, perché non è possibile, cioè noi faremo la nostra parte, però tutto non può passare attraverso la casa comunale, ma ci vuole qualche intervento sicuramente governativo, quindi aspettiamo un intervento governativo. Mi fa piacere che è stata ripresa quella questione della legge speciale su Castelvolturno, perché qualche anno fa fu proposta in Parlamento, evidentemente non passò perché giustamente c'erano delle situazioni particolari, però io chiedo di riprendere quella legge e portarla all'attenzione anche, diciamo, giustamente dei consiglieri comunali, perché i consiglieri comunali conoscono il territorio, ne conoscono le problematiche. È chiaro che dobbiamo lavorare, dobbiamo costituire, ecco, un tavolo di studio per portare delle soluzioni, dove poi deve essere filtrato dal governo centrale e portare delle soluzioni sul territorio di Castelvolturno. Questo è quello che dobbiamo fare. Quindi io mi associo giustamente, come tutti, insomma, a ringraziare la famiglia. Cercheremo di stare quanto più vicino è possibile alla famiglia, perché ne hanno bisogno, anche perché diciamo, Luigi era una persona che si faceva voler bene, insomma, una persona buona, come dire, sempre pensava sempre in positivo, sempre. Ricordo, insomma, il momento in cui c'era il Covid, lui: non ci chiudete, insomma, come facciamo a portare avanti la famiglia, cioè, non abbiamo abbastanza per portare, cioè, tutte situazioni che comunque, e pensava sempre a creare qualche cosa in virtù di un benessere della famiglia, il lavoro. Luigi non si stancava mai, cioè a malapena chiudeva quella giornata della domenica, oppure del domenica non chiude più, insomma, del lunedì che chiudeva. E quindi però il pensiero era sempre al lavoro, e quindi non ho mai avuto,
contezza, notizia di qualche episodio di cui Luigi ne fosse stato responsabile. Quindi veramente è stata, come dire, una morte orribile, direi orribile. Però è giusto poi che alla fine lo Stato anche in questo debba dire la giusta parola. Giustizia per Luigi. Cioè chi ha fatto... Non c'erano motivi, cioè un motivo futile, dove Luigi poi si era proposto addirittura, insomma, di riguardire il fratello, cioè mandarlo via, diciamo, dando addosso al fratello e cercando di trovare, ecco, un dialogo. Il dialogo, quello che poi non c'è stato, perché guardate, quello che è successo, non so se le bestie forse si comportano meglio. Grazie. Volevo giustamente chiamare al tavolo sia Padre Antonio che Padre Giovanni, perché ho voluto che fossero presenti. È importante che anche loro ci diano un messaggio chiaro, diciamo, illuminante in questa giornata che veramente è particolare. Grazie. Il Consiglio Comunale di questa sera, in una veste speciale, passerà certamente alla storia del Comune di Castelvolturno come il Consiglio della sofferenza, delle lacrime, ma soprattutto della rabbia. La rabbia delle persone oneste, no? Persone pulite, che non si rassegnano a questa situazione in cui viviamo, ma che non fanno morire la speranza, come già è stato sottolineato. Allora, ecco, noi vogliamo dare questo segnale: non abbandoniamo la speranza, perché veramente poi sarebbe la disfatta. La legge speciale di cui si parla è una sconfitta per il Comune di Castelvolturno, anche se ci risolverà i problemi, speriamo di sì, però ecco, sarà come un ricordo amaro, come quando, ecco, i bambini fanno gli assi e la mamma dice: stasera lo dico a papà, e allora più il timore, va bene, comunque queste cose che volevo dire, soprattutto, ecco, di non far morire la speranza di Dio, e cerchiamo di rimanere sempre insieme a combattere per queste cose belle. Cose belle perché ci devono vedere alla ribalta, non più per le cose negative, ma per le cose positive che possiamo realizzare. Va bene. Noi abbiamo già parlato abbastanza tutti e siamo tutti d'accordo con tutte queste parole espresse anche sulla onda della emotività e raccogliamo con speranza, ci vuole, questo proposito di questa amministrazione di lavorare per questo ambito così serio e importante, e dovrebbe fare scuola. Sangue versato non una volta, più volte. Ce n'è uno per eccellenza che l'ha versato il sangue, e sappiamo che quel sangue versato non è inutile, per cui anche sangue innocente versato si unisce a quello lì. Chi vuole capire capisce. Una raccomandazione, permettetelo di fare, soprattutto ai giovani.
Quando mi passava questo pensiero, poi mi è venuto a mente anche il Papa, che però va bene. Troppa illusione c'è nelle piazze, troppa bugia nelle piazze. Guardate, parole ben costruite, l'una le une dietro le altre, possono convincere tante cose e possono avere una loro logica, ma tutto ciò che è logico non necessariamente è vero. Per noi dire vero significa vita. Attenzione, per cui quando si viene illusi da un certo dinamismo di vita che promette l'impossibile. Questa è una raccomandazione. Dietro le righe qui si possono leggere tante cose. E un'altra raccomandazione, scusate, spero, e lo dico con preoccupazione, non preoccupazione lo dico, da cittadino, non da prete, perché il prete non c'entra. Non separo però la mia identità, sono una sola persona. Con preoccupazione, non vorrei che da parte di alcuni uomini di queste piazze, e capiamoci, venga usato il volto e la storia di questo uomo per lavarsi la faccia da parte di alcuni. Questo non lo vogliamo tollerare. Speriamo che chi deve capire capisca, si faccia da parte. Non prendetevi l'immagine di questo ragazzo, non è vostra. Allora le mie parole potrebbero sembrare divisive, no. Dobbiamo essere seri. Ci sarà questo sforzo che si farà da parte di tutti. Sappiate che poi qualche problema lo incontrerete, ovviamente. Ricordatevi di questo momento qui, che non è solo emozionale, ma è serietà. L'uomo, la donna, seri, si ricordano del fine della vita, non del beneficio attuale, personale o che sia. Mai. Speriamo possiamo imparare qualche cosa. Fatemi chiudere con qualche cosa di... Permettetemi, sindaco, vi chiedo scusa. Domenica, ieri, la Chiesa Cattolica, quindi perdoni chi non professa fede, non lo diciamo per proselitismo, però lasciateci far passare una parola. Ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capace di partecipare alla sorte della luce. Qua tutti ne sono capaci, tutti ne siamo capaci di poter esprimere la luce. Non la lasciamo spegnere, ma prima i nostri cuori. Grazie. Allora, passiamo all'ultimo atto di questo Consiglio Comunale, la votazione. Allora, sì, vado a leggere la proposta. Chiedo ai consiglieri comunali di votare per alzata di mano e di approvare il seguente ordine del giorno. Il Consiglio Comunale di Castelvolturno, confermando la propria piena fiducia nelle istituzioni, evidenzia la difficile gestione della situazione che si è venuta a creare nella nostra comunità dal punto di vista della sicurezza e della civile convivenza. Formula la richiesta al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Interno di un forte e deciso intervento da parte dello Stato centrale,
tramite, in primis, un immediato potenziamento degli organici delle forze dell'ordine attive sul territorio castellano, per far fronte alle esigenze di tutto il territorio e salvaguardare la qualità della vita dei cittadini. Invoca l'effettiva e l'attuazione del principio di sicurezza integrata, codificato dal Decreto Legge 14 del 2017, intesa come l'insieme degli interventi associati dallo Stato, delle Regioni e degli enti locali, finalizzati a concorrere ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario integrato di sicurezza per il benessere della comunità, obiettivo perseguibile in particolare tramite i patti di sicurezza urbana di cui all'articolo 5 del surichiamato decreto. Favorevoli? Tutti tranne il consigliere Schiavulli. Astenuti? Il consigliere Schiavulli. Contrari? Nessuno. Abbiamo l'immediata eseguibilità, quindi una nuova votazione per far sì che di fatti sia immediatamente eseguibile questo deliberato. Favorevoli? Tutti all'unanimità. Il Consiglio Comunale si chiude adesso, si chiude qui. Volevo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, tutti i cittadini. Io penso l'applauso finale più grande va alla comunità di Castelvolturno.